la release dell'ultima versione di Android, quella attualmente attuale, quindi non Android N, quelli di Google hanno introdotto una novità che in effetti è passata un po' sotto banco. Nessuno gli ha dato tanta importanza, ma in realtà è una novità che ha rivoluzionato il sistema operativo di Google e ha introdotto Google Now praticamente in qualsiasi cosa succede sullo schermo. Si chiama Now on Tap, è una funzione comodissima ed è una funzione che può essere utilizzata su qualsiasi applicazione o su qualsiasi altra cosa che si sta facendo sul dispositivo. In questo video vi farò vedere cos'è. In questo video vi farò vedere perché è estremamente comoda. In questo video vi farò capire alcune delle funzioni più comode e anche più interessanti introdotte da Google in Now on Tap, la funzione che probabilmente nessuno di voi utilizza nonostante in tanti ormai l'abbiano disponibile nel proprio dispositivo mobile. Io sono Dario Caliendo, benvenuti in un nuovo video di Tech Fan Page. Attivare Now on Tap è semplicissimo, tutto quello che bisognerà fare sarà tenere premuto il tasto Home per un tempo più prolungato. Una delle funzioni più interessanti è il fatto che una volta attivato il servizio analizzerà tutto il testo disponibile nello schermo, ne capirà il significato e darà le relative informazioni. In questo testo ha capito Milano e rende accessibile tutte le informazioni. Un'altra funzionalità molto interessante di Now on Tap è il riconoscimento delle foto. Riconoscimento praticamente immediato: quando si visualizzano foto attivando Now on Tap, il sistema la riconoscerà e farà vedere tutte le informazioni relative a quel determinato luogo, come in questo caso, oppure relative a una persona, perché Now on Tap funziona anche con il riconoscimento dei volti. E proprio come accade con il riconoscimento delle immagini, Now on Tap è in grado anche di riconoscere i video in riproduzione nel proprio dispositivo. Una volta in riproduzione il video, tutto quello che bisognerà fare sarà dare il via a Now on Tap. Il sistema analizzerà il video e darà all'utente tutte le informazioni necessarie per approfondire l'argomento, sia per quanto riguarda per esempio il brano musicale, come in questo caso, che per quanto riguarda il gruppo, come in questo caso i Queen. Con Now on Tap è molto semplice anche chiedere l'analisi di un testo specifico nello schermo. Tutto quello che bisognerà fare sarà dare il via al sistema e selezionare il testo che si vuole venga analizzato. Now on Tap lo analizzerà e vi darà tutte le informazioni. Un'altra funzionalità veramente molto comoda è relativa allo screenshot. Con Now on Tap, tenendo premuto sul tasto Home, verrà effettuato uno screenshot che sarà possibile condividere immediatamente tramite le applicazioni più utilizzate e ai contatti con i quali si hanno più rapporti. Un'altra funzionalità molto comoda di Now on Tap è quella relativa alla modalità Street View. Quando su Google si ricerca un luogo o un punto di interesse, attivando Now on Tap e selezionando la voce Maps sarà possibile vederlo in mappe, oppure selezionando la voce Street View sarà possibile vedere la modalità Street View direttamente di quel luogo senza dover avviare di fatto l'applicazione. Now on Tap è una funzione incredibilmente potente, l'avrete notato. Qualsiasi cosa si sta facendo sul dispositivo è possibile analizzarla. È possibile analizzarla utilizzando Google Now, quindi con l'accesso a Google e con l'accesso quindi all'analisi che ha sempre fatto Google su tutti gli elementi disponibili nel web. Io sono Dario Caliendo, appuntamento al prossimo video di Tech Fan Page.